5, 4, 3, 2. Rieccoci tornati nuovamente in diretta per la terza ed ultima parte di trasmissione. Ovviamente con noi, come sempre, è rimasto il nostro opinionista Stefano Rebek. Ciao Stefano. Ciao Luca, ciao a tutti, bentornati. Ovviamente chi è stato con noi prima e seconda e anche per la terza parte e siamo ben contenti di questo e sarà ospite con noi anche la settimana prossima che andrebbe in onda in formato ridotto, ovvero soltanto probabilmente lunedì, perché poi da martedì 8 saremo tutti ospiti come ormai da 7 anni a questa parte da Massimo Semeraro che salutiamo e ringraziamo, titolare ovviamente notissimo di Fotomaura. Bentornato Massimo. E un saluto a tutti i telespettatori e naturalmente siamo qui pronti ad accogliervi per il settimo anno consecutivo sulla nostra splendida terrazza nell'area ovviamente centrale della Barcolana. Ovviamente noi siamo da 7 anni, però Massimo, tu da quanti anni sei in Barcolana? 20, 30, da quanti? E direi che siamo sulla ventina, però le abbiamo fatte prima verso ovviamente la stazione marittima. Dopo eravamo espositori nell'area verso il canale di Ponte Rosso, ma il punto dove il fulcro del villaggio è proprio dove siamo adesso, perché da una parte o dall'altra c'è l'affluenza, ma non c'è l'affluenza che abbiamo in quel punto dove siamo adesso. Ecco, cioè sei la piazza unità del villaggio. Sì, beh, direi la piazza, però vista dall'alto, no, vero Stefano? Perché tu di qualche volta sei venuto a trovarci, eh? Assolutamente, verrò anche quest'anno tante volte, verrò a trovarvi spesso perché è una terrazza meravigliosa, quindi assolutamente. Allora, Ti Massimo, aspettiamo. dividiamo in 3 parti la trasmissione, il clou ovviamente la terza parte. Cominciamo con la prima e facciamo un passo indietro, un report di come è andato il 2023 al Villaggio Barcolana, sia per quel che riguarda i tuoi affari, sia per quel che riguarda l'affluenza, sia per quel che riguarda evidentemente anche il grande palinsesto l'anno scorso in terrazza. Allora, io direi che l'altro anno siamo stati baciati dal tempo perché effettivamente abbiamo fatto 5 giorni e ci siamo abbronzati tutti quanti perché è stato dal martedì, mercoledì fino al sabato c'era anche un bel venticello, purtroppo la domenica il vento non è stato il massimo, però c'era tanta affluenza. Affluenza ovviamente sulle rive, gente che arrivava da fuori Trieste, se pensi le ferrovie dello Stato nel weekend della Barcolana fanno 60.000 biglietti in più. Dopo si parla che appunto sono più o meno 220.000-230.000 di spettatori, però insomma i numeri secondo me sono destinati sempre a crescere. La parte visibilità è sicuramente ottima perché tantissimi clienti sono venuti sulle rive, hanno visto i nostri prodotti perché effettivamente continuiamo a dare innovazione nell'ambito di quella che può essere la fotografia, il laboratorio fotografico, tutto quello che facciamo all'interno dei nostri laboratori, sia da una parte che dall'altra. Adesso vedo delle altre immagini che vedo solo io in No, questo sì, momento. esatto, vai, vai, solo tu vedi. Ah, ok. E poi dopo, insomma, nell'affluenza terrazza, grazie al vostro supporto, apporto, io lo scrivo sempre, però non so se sono di più o di meno. Ecco, vedo adesso delle Sì, immagini adesso che le tiri fuori. mostreremo, adesso le Nostra mostreremo. Edward da 10 metri, che sull'Edward oltretutto va anche Trieste Caffè, ma portate un sacco e mezzo di ovviamente invitati che vanno da questore, prefetto, autorità, associazioni di categoria, sportivi, opinionisti che anche appunto Stefano più di qualche volta è venuto, ma anche altri, ma anche altre testate che vengono volentieri sulla nostra terrazza. Per cui affluenza tanta, so che fate circa 150.000 visualizzazioni nel periodo della Barcolana e di spettatori ne portate ovviamente tanti anche voi, tanto che la gente arriva poi proprio sulle rive cercando anche Trieste Caffè. Direi che l'edizione è andata benissimo, l'affluenza tantissima, gli affari ovviamente arrivano dopo perché tu presenti i prodotti all'interno ovviamente della struttura della Barcolana e poi i clienti arrivano nei mesi di ottobre, novembre, ma soprattutto dicembre perché gli presenti l'idea regalo, che l'idea regalo con la fotografia noi ne realizziamo veramente tante. E proprio su questo ovviamente non
bisogna aspettare Natale per fare il regalo, perché già dopodomani ci sarà la festa dei nonni. Su questo, ovviamente, e prima di tutto, mandiamo in onda, anche con l'audio, un filmato che ha preparato Massimo, e ci vediamo fra 10 secondi. A tra poco. Grazie. Amiche Jadis, questa ovviamente è di Pietro Farina di Confcommercio, una statuina tipo questa dove va dice zainetto tutto. Ci vediamo, ci sentiamo lunedì, sarò in diretta e poi... Ma l'audio si sente? Tutto. Grazie, ciao! Perfetto, benissimo, si sentiva, voi non sentivate l'audio, però l'audio da casa si sentiva. Benissimo Massimo, hai fatto questo piccolo clip, dopodomani festa dei nonni, hai già nel video un po' illustrato sia la giornata sia le diverse tipologie di ciò che propone Fotomauro. Effettivamente per la festa dei nonni facciamo sia le cornici classiche dove tu vieni, arrivi e stampi appunto la foto del nonno con il nipote e realizzi tutto molto rapidamente, pertanto arrivi sia nel punto vendita e centro commerciale che orario non stop di Fotomauro, ma anche in via Molinamento con orario normale spezzato. O anche abbiamo una novità, la stampa che viene fatta direttamente su pannello MDF che dà un effetto molto molto bello con colori vivi, dove stampiamo la fotografia sempre del nonno e c'è scritto proprio il nonno sopra, come vedi, se si riesce a vedere questa qui, vedi che la fotografia poi dopo viene prolungata e il nonno insomma è scritto in questo modo. Molto molto simpatica, è una novità che presentiamo quest'anno, che c'è scritto nonno, nonna o nonni. Massimo, la festa dei nonni, dal punto di vista anche dei vostri affari, è sentita a Trieste e nel corso degli anni è aumentato l'interesse? Allora, sta aumentando l'interesse. Tante persone ancora oggi, la festa dei nonni, quando ero piccolo io non mi ricordo che esistesse una festa un po' commerciale, ma è come la festa del papà o come la festa della mamma, è un attimo per ricordare i propri cari. E tendenzialmente arrivano appunto i nipotini con il padre e la madre e fanno queste fotografie per i nonni. Sta crescendo l'interesse, però è una festa che è negli ultimi anni che è arrivata e sta crescendo. No? Stefano? Ma è una cosa molto bella, secondo me. Io purtroppo non ho più la fortuna di avere dei nonni, però i nonni sono veramente un pezzo di vita. Sono le persone che ti stanno più a fianco, sono i genitori dei tuoi genitori che ti viziano come non hanno potuto e dovuto e voluto viziare i loro figli. Quindi sono un'emozione unica e quindi è carino, secondo me, anche se è una festa commerciale, però è carino il fatto di donare e creare questo piccolo pensierino. Mi piace il fatto che Mauro sia ottica... che tu sia sempre comunque, Massimo, scusami, sul pezzo, nel senso che vedo che costantemente vi rinnovate, no? E questa è una cosa secondo me molto importante, perché chi invece magari ha un'attività e resta fermo sempre sulle sue idee e non si rinnova mai, prima o poi fa una brutta fine. Invece quello di mostrare cose nuove, idee, stuzzicare le persone, perché effettivamente anche i clienti affezionati devono ogni anno avere una novità. E questa è una cosa che veramente ti aspetta un applauso, perché sei sempre sul pezzo. Lo noto anche quando posso trovarvi, o anche gli stand, ci sono sempre foto importanti, ma anche realizzazioni importanti, una cosa veramente bella. Grazie Stefano, e per questo bisogna dire, come hai detto tu, che noi continuiamo a innovarci, perché siamo partiti nel 1982, dove eravamo il primo laboratorio a Trieste che sviluppava e stampava le fotografie a colori in un'ora, ed epoca era innovazione, e ci sono genitori, figli che sono venuti a sviluppare le fotografie nei nostri punti vendita per poi passare al digitale, trasformando tutto quello che è il laboratorio. Ad esempio, noi siamo un laboratorio certificato di digigrafia Epson, unico per la provincia di Trieste, dove abbiamo delle stampe con dei colori che sono superiori a quello che sono le stampe che vengono effettuate da qualsiasi laboratorio. Pertanto abbiamo sempre l'innovazione e la qualità del prodotto con il giusto prezzo, ovviamente, per quello che può essere il nostro cliente, che viene sempre oggi. Anche tra le altre cose, ho visto una persona e mi ha detto: guarda, mi è venuto a mancare il papà,
sono venuto da voi, ho fatto le fotografie per l'arte funebre e le tue commesse sono state veramente pazienti, speciali, mi hanno fatto un ottimo servizio, perché noi ovviamente per quanto riguarda la fotografia siamo da quello che siamo in via Molinamento, vicini al Burlo Garofalo, dove sono le nascite, ma purtroppo insomma la fotografia serve tutto dalla nascita alla morte, ma è sempre una cosa che rimane, no? Quindi si è sempre vicini alla fine, puoi stare dappertutto. Già. Massimo, ricordiamo, e non l'ho detto all'inizio, che ovviamente Fotomauro è sito sia in via Molinamento numero 2 e il centro commerciale Giulia è ovviamente Giulia 75/3. Benissimo, per cui diciamo, dopo i punti vendita, e soprattutto le Giulia, se non ero aperto 7/7. Sì, anche oltretutto in Giulia, non so se avete già fatto qualche servizio o meno, ha aperto uno studentato dove ci sono centinaia di studenti che stanno arrivando, perché ovviamente l'anno universitario comincia a settembre e sta cominciando a prendere anche, tra le altre cose, vita il centro commerciale nell'ex Palazzo Telecom, che ci saranno appunto, oltre che questi studenti che popoleranno anche il centro commerciale, ma poi verranno fatte anche 40 tante stanze, un hotel nei piani alti, che diventerà una cosa molto, ma molto carina. Quindi, tutto sommato, per parlare anche un po' di altro. Per rivitalizzare un po' anche la zona, per riqualificarla, visto che evidentemente spesso si parla di determinate zone, vie limitrofe, come complesse in velo cittadino da anni. Si spera che evidentemente con questa riqualificazione, con questa presenza massiccia, come diceva, di Fotomauro, città di persone, possa essere in qualche maniera da antidoto, da risolvere evidentemente determinate situazioni, si possa effettivamente tornare a una zona sicura, splendente e viva. Pian pianino lo stanno facendo, e proprio con questo arrivo di tutti questi studenti in quell'area che è l'entrata di via Bonomo, c'è tanta gioventù, e non più ovviamente quello che trovavamo nel passato, che non dava assolutamente fiducia né ai clienti né agli operatori. Sta, per fortuna, come hai detto tu, ritornando alla normalità in tutte le zone. Benissimo. C'è anche il progetto Pinqua, peraltro ricordiamo in zona via Giulia e poco più in su San Giovanni, per cui tutta una zona che andrà ancora di più riqualificandosi sempre in maniera più positiva, e siamo ben contenti e ben contenti di questo. Benissimo Massimo, a questo punto direi di andare un po' nel clou, anche nella terza parte ovviamente, dopo torniamo alla festa dei nonni, ovvero il grande ritorno della terrazza Fotomauro Trieste Caffè, l'abbiamo soprannominata così, un punto d'incontro ovviamente per politici, dirigenze, istituzioni, sportivi, per cui è diventato punto di riferimento sia praticamente per la Barcolana, un punto del villaggio importantissimo dove appunto tantissime persone si incontrano, ormai è diventato appunto un punto privilegiato, no Massimo, quella partecipazione? Assolutamente, tanto più che grazie al supporto e un'intervista nata casualmente assieme al presidente della Barcolana, Michia Gialus, abbiamo portato tre progetti che li abbiamo lanciati proprio nella trasmissione del Pedocin, che uno era il concorso fotografico in onore del collega venuto a mancare recentemente, Paolo Giovannini, che è stato portato avanti con il supporto di Barcolana e di una marea e mezza di fotografi della provincia di Trieste principalmente, ma non solo. Poi il secondo progetto era quello della mostra della Confartigianato che avevamo in stazione centrale di Trieste, e l'abbiamo prolungata e portata avanti, invece che la scadenza naturale alla fine di settembre, l'abbiamo portata avanti fino alla fine di ottobre, dove chi arriva in stazione vede un trittico da 3 metri per 1 della Barcolana di Trieste, pertanto insomma è un benvenuto della regata che è nella stazione centrale di Trieste, e da una parte e dall'altra ovviamente Barcolana ci supporta. Il terzo, che lo hai fatto tu assieme a noi,
è l'aperitivo silenzioso, che l'aperitivo silenzioso di Barbara Cova è stato portato per la prima volta dal sottoscritto con Barbara, e c'eri anche tu perché abbiamo fatto ovviamente le canzoni assieme, e che è stato fatto l'altra edizione del 2023 alla Domenica. Quest'anno è stato messo ufficialmente all'interno del calendario Barcolana e tradotto ovviamente in inglese anche che in italiano. Pertanto, le cose si portano avanti, si stanno facendo insieme a tutte le varie iniziative che ovviamente parliamo di cultura, parliamo di tante altre cose che Barcolana porta avanti, ma la terrazza di Fotomauro, tramite ovviamente anche il supporto di Confartigianato, di tutto quello che è il mondo della fotografia non solo, è diventata anche essa cuore del villaggio Barcolana. Benissimo, Massimo, ovviamente non daremo tutto il calendario completo perché insomma dopo diventa noioso e il calendario è ancora in fase di definizione, però insomma possiamo dare qualche anticipazione, no Massimo, su chi ci sarà. Guarda, io credo che tendenzialmente abbiamo tutto quello che è il mondo, ovviamente. Non so se arriverà di nuovo Mikia Jalus, che abbiamo promesso che nella nostra terrazza gli Sì. consegneremo Diciamo, stiamo statuina. in attesa della data, ma dovrebbe essere uno dei personaggi di apertura della Barcolana. Perfetto. Poi dopo tendenzialmente abbiamo il presidente della Camera di Commercio, a quelli che possono essere, come abbiamo detto, le forze dell'ordine, ma anche questore, prefetto, elementi per quanto riguarda lo sport, ma tu avrai un dettaglio più preciso sicuramente Sì, dei il bello è che comitati. Massimo non aveva il calendario in mano, ha già detto i nomi lui, per cui benissimo. Non sapeva un nome, Insomma. me li ha già bruciati tutti. E boh, però gli hai messa No. così tu, cioè, gli hai Scherzo. fatto domanda aperta, Sì, gli è esatto. giustamente Comunque, andato. ha ragione Massimo, ovviamente i nomi ci sono, poi aggiungiamo anche, avremo Asugi col direttore generale, avremo ovviamente lo spazio per la grande cucina con lo chef Matteo Metullio, che peraltro credo sia una novità perché non è mai venuto in terrazza, per cui anche dopo 7 anni abbiamo ancora delle novità da portare e siamo ben contenti di questo. Altra novità sarà de fatto, diciamo, avremo anche uno spazio politico, no Massimo, come ogni anno, avremo alcuni esponenti di primissimo piano nazionale che porteremo in terrazza, perché comunque vogliamo offrire sempre l'eccellenza. Abbiamo già avuto la conferma di Deborah Serracchiani che sarà presente e per la prima volta in 7 anni avremo Stefano Patuanelli, che è già ministro dello sviluppo economico, non è uno dei maxi dirigenti dei 5 Stelle a livello nazionale, forse diciamo è anche il numero 2 di Conte, per cui diciamo sono comunque no, Massimo dei politici di primissimo piano a livello nazionale qua. Poi avevamo anche il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Sì, Massimo Pedriga, Pedro, che che ovviamente avremo e siamo ancora in fase. Avremo poi, come sempre, Maurizio Marzi, presidente dei teletrasporti, la Caterina Belletti, presidente dell'APT di Gorizia, nonché CDA di Trenitalia e di Terna, per cui comunque primissimo. Come? e di GSE. GSE, sì, GSE, giustamente, chiedo Poi dopo scusa. ricordo anche che avevi portato la CISINT, Sì, che l'avremo venerdì 11. dopo, il solito ovviamente di piazza e accessori del comune di Esatto, Trieste, per cui diciamo sì, disponibile. alcuni nomi che avremo sono questi, Massimo. Per cui insomma, anche quest'anno avremo un numero di trasmissioni incredibili. Io vedo che ogni anno continuate a crescere, no? Partite sempre con un certo numero di invitati e poi durante i giorni mi dici: guarda, arriva ancora questo, arriva... dovremmo fare una trasmissione alle 18 di... e noi siamo sempre a vostra completa disposizione. E diciamo che si può dire che noi siamo un po' l'incubo di Massimo, perché praticamente Massimo per due trasmissioni le inizia e le conclude, per cui praticamente ogni 20 minuti lo veniamo subito a chiamare, tipo incubo, lui è costretto ad andare su e giù. Tocco e fuga lo faccio quasi sempre, qualche volta, se c'è qualche cliente dove ovviamente prima di tutto viene il cliente, non riesco a venire, ma non è per la mancanza nei confronti
ma evidentemente non riesco a venire su giù. Ma tendenzialmente a tutte le persone che sono venute all'interno della nostra terrazza, i saluti da parte di Fotomauro sono sempre arrivati, e poi se riesco a fare la presenza entrata e uscita, appunto apertura e chiusura della trasmissione, la faccio più che volentieri. E ovviamente Stefano avremo con noi anche ovviamente i Miss e le Mister Trieste Caffè, di cui quest'anno c'è stata la prima edizione, e ovviamente Massimo ci sembra non giusto, doveroso, ma obbligatorio avere anche le nostre Miss. Stefano? Sì, abbiamo già sentito i finalisti, sto aspettando le conferme per gli orari. È stato un successo pazzesco, abbiamo portato più di 1.000 persone in Piazza Verdi, un successo enorme ed immenso. Quindi non potevamo non portare anche i finalisti, i vincitori di Mister Mister Trieste Caffè. Ci saranno tante, tante, tante sorprese, probabilmente ne portiamo anche altri, quindi bisogna stare veramente sul pezzo. Sarà un'annata importantissima, una barcolana enorme. In terrazza verrò spessissimo a trovarvi, quindi ci aspettiamo numeri secondo me grossi, veramente importanti. Si può dire quasi che la terrazza sia diventata un salotto buono, cioè un luogo dove incontrarsi, scambiare delle idee e perché no, creare, come è successo nella diretta poi dal Pedocin, creare anche nuove collaborazioni, nuove idee, perché spesso le collaborazioni più grandi, più importanti nascono con una semplice chiacchierata, un sorriso e due battute, no? Beh, Massimo, bisogna anche dire, È no? chiaro, anche perché, scusa se ti interrompo Luca, tante volte il nostro amico Pilat veniva su, beh, che viene da Roma, non so se arriverà o non arriverà, alla Sabato e domenica ci sarà, possiamo anticipare questo. sera in terrazza per godersi ovviamente quello che era il panorama, quello che erano le barche, e pertanto è anche un momento conviviale che va al di fuori di quello che sono le trasmissioni, dove appunto si creano rapporti di lavoro, amicizie, è molto 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 bello. Massimo, quali sono le novità di quest'anno? Ci puoi dare qualche anticipazione su cosa proporrai? Come sarà strutturato il gazebo? Non vuoi ancora dare nessuna anticipazione? Ma guarda, ci saranno delle novità e per l'appunto le sorprese sono belle, però ti posso dire che faremo vedere delle cornici puzzle dove le vai ad attaccare al muro, sono fatte in legno e possono essere in legno normale oppure un legno più lucido come quello che ho mostrato prima dai nonni, e questi puzzle tu li crei con quella che può essere la storia della tua vita. Sono abbastanza grandi, hanno una dimensione di 15 per 15 centimetri e le vai ad attaccare una vicina all'altra, una magari la metti del viaggio di New York, un'altra la metti di quello che può essere una festa a cui ci tenevi. E pertanto uno si va a creare una parete all'interno della propria casa, del proprio ufficio, con tutti questi puzzle che andiamo a realizzare nei nostri laboratori. Questa è una novità e poi ce ne saranno tante altre, ma naturalmente dovete venire sulle rive da Fotomauro e Trieste Caffè in Piazza Unità. Benissimo, ovviamente ci saremo e ricordiamo che ufficialmente la Barcolana partirà il venerdì, che è 4 ottobre, in Piazza Ponterosso con il concerto dei Subsonica, e saremo presenti per seguire il pre, il post e il dopo concerto con ben tre nostri giornalisti presenti in loco, per cui insomma avremo modo e maniera di raccontarvi come sarà andato il concerto. Presente, poi partirà il grande villaggio dalla settimana dopo con le nostre trasmissioni pomeridiane tutti i giorni, e il sabato trasmetteremo anche il sabato, dice Massimo, trasmetteremo anche mattina. Benissimo, e Quindi ogni noi? sabato saremo tutto il giorno, peraltro avremo poi sabato, sarà poi un parterre de rois continuo, quindi se venite là a qualsiasi ora avrete tutto il meglio, abbiamo preparato forse il miglior giorno in assoluto, migliore di sempre il sabato, perché c'è E poi ricaduto il domenica villaggio, perché quindi mi ha blu costretto. silenzioso, Sì, eh? no, Massimo, perché quel sabato c'è Riccardo Pila qua, quindi mi ha costretto a fargli un calendario mostruoso perché c'è lui. E che poi anche tra le altre cose, prima parlavate di Mister Trieste Caffè, e avevate anche l'altro anno battezzato una giornalista che aveva cominciato a lavorare con voi sempre di Barbara, che è arrivata seconda l'anno scorso, infatti la salutiamo e sarà la fotografa al concerto dei Subsonica, per cui e per noi, per cui diciamo.
perché aveva fatto proprio la prima intervista assieme a me ed era quasi, insomma, tremolante e poi, insomma, è diventata brava. Ormai è diventata, insomma, dopo un anno, insomma, è diventata un'esperta e quindi siamo ben contenti, ha festeggiato da un anno. Però insomma ha preso la sua dimestichezza e esperienza e insomma l'ho vista in giro anche molto brava. Peraltro, altra novità che avremo ovviamente sarà il fatto, no Massimo, diciamo, possiamo dirlo Stefano, no? Che la nostra presenza non sarà soltanto, non saremo soltanto presenti la mattina e pomeriggi come ogni anno fino alle 6, 7 e mezza, no Massimo? E dopo andavamo a casa. Ma quella è una grande novità di quest'anno è che la nostra presenza nel villaggio Barcolana continuerà fino a sera inoltrata. Per cui una volta evidentemente finite le trasmissioni, perché ovviamente dopo una certa ora, tra magari il fresco, il buio, diventa difficile, ci saranno ovviamente si può dire Stefano? Prego Stefano, vai. Sì, collaboreremo con Creative Meshup, quindi ci saranno tanti eventi durante la Barcolana e saremo partner come Trieste Caffè di tutto, quindi saremo sia presenti, magari scapperemo in terrazze, staremo in pace da sopra e poi un po' ci tufferemo fra le persone, sia facendo delle interviste, sia appunto mostrando proprio cosa avviene. Perché? Perché la Barcolana è una festa ovviamente internazionale, ma è anche una festa dei triestini, quindi è giusto pubblicizzare sia per la città che a livello internazionale questi eventi. Quindi ovviamente tutto ciò che accade è brutto da dire, perché sembra ce lo diciamo da soli, ma tutto ciò che di bello accade a Trieste c'è di mezzo sempre Trieste Caffè alla fine, Luca, no? Quindi E infatti, diciamo, saremo presenti con i nostri giovani redazioni la sera tardi per le diverse iniziative e feste che verranno fatte anche nel villaggio Barcolana, peraltro, per intervistare i ragazzi su diversi temi, diverse tematiche, e ovviamente poi i contenuti verranno inseriti su TikTok e Instagram, visto il grande successo, no Massimo, che stiamo facendo. esatto. Pensa, su Instagram abbiamo 35.000 follower e su TikTok 11.500. Ma d'altronde poi sono le fasce, no? E TikTok è più da teenager, però anche lo guardano i grandi. Instagram è ai 20, ai 30, e dopo hai Facebook, che è un po' per tutte le fasce d'età. E voi siete stati capaci, ovviamente, di prendere tutte quelle che sono le tre, diciamo, principali: TikTok, Instagram e Facebook, i maggiori social network. E quindi dovremmo però anche creare poi contenuti nelle diverse fasce d'orario in maniera tale da accontentare un po' tutti, no? E quindi insomma ringrazio la redazione per essersi messa poi a disposizione. Prima di concludere, Massimo, ricordiamo la festa dei nonni e gli orari dei tuoi punti vendita. Allora, la festa dei nonni naturalmente siamo a disposizione tutti i giorni, il 2 ottobre è la festa dei nonni. Gli orari dei punti vendita sono Centro Commerciale Giulia 9:30-19:30, orario continuato, tutti i giorni ovviamente, e in via Mulinamento abbiamo orario 8:30-12:30, 17:19 e siamo a disposizione fino all'ultimo momento, anche per fare la semplice stampa da mettere in cornice e così portate un bel ricordo a casa ai vostri nonni. Benissimo Massimo, noi ti ringraziamo moltissimo per essere stato con noi, ovviamente in settimana ci vedremo ancora, perché ovviamente ci sembra giusto, ma oggi sembrava giusto, data la fascia d'orario, la giornata, evidentemente lanciare tutte alcune anticipazioni in prima serata, perché evidentemente era opportuno, data l'importanza di metterla in questa fascia d'orario. Ovvio, e anche oltretutto, insomma, noi siamo già in preparativo, appunto, giovedì mettiamo giù le nostre strutture e poi dopo ci vediamo tutti quanti sulle rive. Grazie Massimo Semeraro, titolare di Fotomauro, grazie a Stefano Rebbe che ci troveremo con lui domani alle 20.30 con Elena Uxa per parlare di Miss e Mister Trieste Caffè a circa un mese di distanza dalla finalissima, per cui avremo di che parlarne. È ultima trasmissione di settembre questa, perché domani è già il 1 ottobre, quindi vi auguriamo buone ultime ore di fine settembre e buon principio di ottobre. Un saluto a tutti e arrivederci!